di tom bom bom ba na bo tai dum de bo de tai ba di ma na ba ne ba dum da bo de tai di bo tai di bo tai da bo di tom bom bom ba na bo tai dum de bo de tai ba di ma na ba di ba dum ba bo de tai di bo tai di bo tai. Your love is rain, my heart a flower. I need your love. Agua de bebé, agua de bebé, no cámara. Agua de bebé, agua de bebé. Dumbo de dum bom bom, mala batalla, dum de bo de die. Padima da padima dum babo de die. Dibu die, dibu die. Dumbo de dum bom bom, mala batalla, dum de bo de die. Padima da padima dum babo de die. Green, davvero ci avete messo il buon umore già in apertura, così benvenuti. Grazie. Benvenuta grazie. Monica Carelli, facciamole un grande applauso, che è la voce grazie. Di questo gruppo insieme agli altri componenti, Gio Franco alla batteria, che mi aiuta anche a presentare Enzo e Pasquale. Dai. Enzo Fiumara alla chitarra e Pasquale Genzano al basso. Grandi artisti, davvero un repertorio che, cari telespettatori, vedrete, vi animerà, vi metterete a ballare guardando la televisione, perché sono trascinanti e coinvolgenti. Allora, Monica, ma tra l'altro abbiamo sentito, intuito che la vostra cifra è un po' quella di reinterpretare, reinventare dei classici, mettendoci un po' del vostro, no? Del vostro sound, questi suoni particolari, questa
questo swing, insomma, come vi siete incontrati e come è nata anche l'idea di riproporre dei brani, degli standard conosciutissimi, però appunto con una cifra diversa, rivisitandoli? Allora, intanto loro tre si conoscono dall'asilo, credo, quindi più o meno da quando c'era Garibaldi, giù di lì, insomma, quell'epoca storica di Cavour, no? Poi dopo mi picchieranno successivamente, per adesso lasciamola così. E hanno alle spalle un'esperienza ovviamente molto più articolata di quella che è la mia come cantante. Io vengo più che altro dal pop e dal blues. Ed è stato proprio in un live in cui Enzo, il nostro ottimo chitarrista, era presente, che ha sentito questa voce e ha detto: ma noi cerchiamo una cantante che sia lei quella che... E quindi nel 2020, più o meno, in pieno Covid, in pieno momento lockdown, eccetera, abbiamo incominciato a fare queste prove, dove c'erano già dei brani consolidati, e mano a mano abbiamo capito che la cosa poteva funzionare. E poi è nato anche questo progetto, questo disco, insomma, siete molto... da poco tempo, cioè le vostre sono carriere, per carità, da sempre che vi esibite sui palchi, però dico il vostro ensemble da poco, abbiamo visto dal 2020, ma avete già all'attivo questo primo album che racchiude un po' questi grandi successi rivisitati, come dicevamo, e in chiave non convenzionale, no? C'è un po' questa impronta jazzistica, ma con linguaggi un po' crossover diversi. Sì, in effetti ci capita sia di utilizzare, quindi di interpretare degli standard che poi ovviamente vengono riarrangiati da Enzo Pasquale e Joe per la parte delle percussioni, insomma, per andare incontro a un pubblico che quando sente jazz abbia idea di cosa sta per sentire, ma anche per raccogliere un po', diciamo, quelli che sono invece poco affezionati al genere, non peraltro perché lo associano a qualcosa di più cervellotico, di più intelligente, diciamo così, e allora abbiamo contaminato un po' cercando di infilarci pezzi, certo, che vengono dal mondo del pop. Infatti, per esempio, abbiamo in repertorio dai Bee Gees, Billy Joel, i Police, oddio, Mina, quindi no, c'è davvero un panorama fantastico e variegato. Joe, io interpello te perché oltre a essere microfonato sei un amico di lunga data e sei già stato ospite anche molto qui a Via Issa Green, sì. I nostri affezionati telespettatori sicuramente ti riconosceranno, ma ovviamente ogni volta ci proponi situazioni diverse. Joe, allora, ma il discorso che facevamo con Monica, in effetti ha senso, insomma, etichettare pop, jazz, folk? In realtà ogni artista parla il proprio linguaggio, no? Sì, cosa dici? Sì, sì, ma infatti per certi versi alcuni dicono, per farla proprio di grana grossa, che esiste la buona musica e la cattiva musica. Poi dipende, è soggettiva, c'è cioè chi non resiste al pop, che dice no, mi allontano, assolutamente, mentre altri che sentono solo effettivamente per dire pop, come per dire rock, come per dire jazz. E giusto come diceva Monica, il nostro umile tentativo è quello di arrivare a prendere dei pezzi straconosciuti e dire, non riconoscerli magari subito, e poi la melodia ti dice: ah, ma è questo. A quel punto c'è un po' quello che è la curiosità, cioè la sorpresa, tra virgolette, la sorpresa è il fulcro di tutto. Ecco, se a questo non c'è riguardo, quello... infatti, io prima, cari telespettatori, nel soundcheck, in effetti stentavo quasi a riconoscere un pezzo che adesso vi proporranno e vediamo se lo riconoscete nell'immediato, poi commentiamo insieme. Tra l'altro, gli arrangiamenti, so che Pasquale e Enzo sono parte integrante, vivano, non possiamo sentirli parlare, ma insomma, fate un saluto, dite qualcosa, fatevi sentire che siete vivi. Bene, allora, prego, io vi lascio la scena e quindi, cari amici, ne sentirete, ascoltate bene. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And now it's alright, it's okay, a new melody the other way. We can try to understand
Quartet, allora l'avrete riconosciuto tutti in questo brano celeberrimo, però devo dire che riuscite a dare questo sound jazz, come si può definire, anche un po' samba, no? E c'è una contaminazione, un po' di vari gusti. Di brani che non sono nati così, no? Esatto, esattamente, anzi questo era proprio, era un brano da disco, da ballare, ed effettivamente sì, è interessante fare questi excursus anche un po' nel passato, in modo, come dici giustamente, no? Quando uno ascolta dice, ma questa mi sembra di averla già sentita, ma dai, ma è veramente, e quindi insomma si entra un po' anche nel cuore. Sono pezzi straordinari e indimenticabili che hanno segnato e scandito la trama della musica internazionale, no? Quindi sono brani che ci fanno rivivere delle grandi emozioni. Voi siete tutti musicisti di lungo corso, dicevo, con delle personalità piuttosto spiccate. Come si raggiunge? Come funziona? Se andate sempre d'accordo, come si raggiunge anche un equilibrio? Ah, ti dirò che andiamo estremamente d'accordo, nel senso che alla fine siamo tutti, insomma, non proprio dell'altro ieri, diciamo che l'età è quella ormai che ti fa pensare che certi conflitti possono anche essere risparmiati, quindi quando siamo insieme c'è del bel tempo, davvero, si sta proprio bene. E poi in ogni caso sono, vabbè, come ho già detto, loro si conoscono e quello che si dovevano dire se lo sono già detto. Con me sono molto gentili, in realtà sono decisamente. Tu sei entrata subito in sintonia con gli altri. Sì, sì. E si sente, si avverte. Allora, adesso continuate a farci sognare e vi propongo di farci ascoltare un altro pezzo. Adesso cosa ci fate ascoltare? Ma io credo che potremmo fare un Besame Mucho, cosa dite? Ci un altro classicone. Sì, un classicone, un Besame Mucho. Vi lascio la scena. Sì, so. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y perderte después. Bésame, bésame mucho.
summer moon song. Che tengo miedo a tenerte qui per verte después. Che tengo miedo a tenerte qui per verte después. Che tengo miedo a tenerte qui per verte. Nel tempo libero che ho, ogni tanto mi capita di fare anche teatro. Scrivi anche testi teatrali. Scrivo anche testi teatrali che fortunatamente qualcuno ha anche voglia di mettere in scena ogni tanto. E, infatti proprio con il Jazz Quartet stiamo preparando uno spettacolo che è finalizzato alla sensibilizzazione di nuovi donatori di sangue e di midollo osseo per la Croce Rossa di Moncalieri e per ADMO. Ovviamente verrà pubblicizzato sui social, dovunque, quindi, e sarà uno spettacolo molto particolare perché ci è stato appunto chiesto di scriverlo e di raccontare le storie dei malati. Quindi una sorta di teatro canzone. Sì, una specie di teatro canzone. C'è il quartetto live che suona e attori che entrano sul palco, fanno cose, sarà particolare. Mi quindi piace molto come idea. Monica, ritornando alla vostra musica, ascoltando questi brani sempre verdi, canzoni straordinarie, però devo dire che grazie ai vostri arrangiamenti, al vostro sound, acquistano una verve, una vitalità diversa. Sono davvero colpita perché riuscite a far uscire qualcosa di nuovo. Complimenti. Sì, in realtà non sono cover al 100%, sono proprio reinterpretazioni pensate anche proprio con delle caratteristiche completamente differenti. Infatti faccio un piccolo inciso: qui a Via Issa Green la musica è sempre rigorosamente dal vivo, non esistono basi, playback, e tra l'altro noi un po' come politica e filosofia non ospitiamo le cover band, ma sempre qualcuno che abbia qualcosa di suo da metterci, ed è questo sicuramente il vostro caso. Adesso vogliamo riassaporare, risognare grazie a quello che sapete trasmetterci con un altro brano. Cosa ci proponete? Summertime. Ah, un grande classico. Easy.
daddy and mommy send them by. So hush the baby, don't you cry. Straordinaria anche questa rivisitazione di questo celebre brano Summer Time, questo classico, questo standard jazz. Monica, tu hai detto una cosa che mi ha colpito molto quando ci siamo conosciute nella breve intervista che abbiamo fatto telefonica, che nei vostri spettacoli tu, voi amate, vi diverte far divertire. Questo mi è piaciuto molto. Cosa succede nei vostri spettacoli? Guarda, è stato memorabile il primo concerto che abbiamo fatto, il nostro primissimo live, il primo che c'è stato subito dopo il lockdown, quindi locali aperti, pubblico in presenza, distanziamento. Finalmente. Mamma mia, sembra preistoria, invece non è successo purtroppo troppo tempo sì. fa. Sala pienissima, noi e io emozionatissima perché il primo live con loro, puoi immaginare, problemi tecnici, successo di tutto, alla fine siamo pronti per partire e alla fine di un concerto jazz, come era quello che era scritto sul cartellone, c'erano persone che ballavano, io che ho detto una marea di stupidaggine fra una canzone e l'altra, che sembrava uno spettacolo di cabaret, e alla fine hanno detto: ma dobbiamo pagarvi il doppio biglietto o è sufficiente uno? Monica, e tra l'altro tu dicevi giustamente, è anche molto importante misurarsi col pubblico anche in piccole situazioni, in piccoli posti, proprio perché è importante negli occhi del pubblico, no? Quindi riprendere possesso di questa cosa è stata davvero importante, anche perché immagino che voi durante il lockdown abbiate iniziato così, con grandi difficoltà, no? Provando a distanza, un po' le classiche scene che hai ragione tu, che sembrano preistorie, che purtroppo eravamo invece molto abituati a vedere. Esatto, esattamente così. Però è stata un'alchimia che ha funzionato subito, e devo dire che io sono molto contenta perché mi hanno scelta. Io ogni giorno, ogni giovedì, quando siamo in sala prove, so che mi scelgono un'altra volta, e quindi questo è molto bello. Gio, tu riesci comunque ai tantissimi ensemble musicali, riesci comunque a star dietro a tutto, come fai? Dormo poco. Se dormi poco riesci a fare tantissime cose. Se dormi poco è nel senso che tu vai a letto, dormi, ti svegli e sei a posto 3 ore, 4 ore, e allora riesci a farle. Ma penso che sia quasi necessario, cioè lo ritengo necessario, cioè non mi stanco a suonare, ecco. Ecco, nonostante tutto, verrebbe nonostante da dire. Tutto, uno non si stanca, anzi mi riposo. Bene, ci fanno dei segni dalla regia che il tempo purtroppo stringe, siamo in chiusura. Io vorrei davvero ringraziare i Jazz Quartet, a cui grande applauso per essere stati qui con noi a Via Issa Green, la straordinaria voce di Monica Carelli, ancora un grande applauso, Gio Franco alla batteria, e presento gli altri Enzo Fumara alla chitarra muti. E Pasquale Genzano al basso. Fateci ancora un regalo per suggellare questa puntata, come spesso facciamo, fateci ascoltare ancora un brano. Io nel frattempo ringrazio tantissimo i nostri telespettatori che come sempre ci seguono, ci fanno sentire la loro vicinanza anche attraverso i messaggi. Salutiamo il gruppo di Como che ci segue tutti i venerdì a partire dalle 21, non si perde una puntata, e sono davvero tanti quelli che ci dimostrano la loro affezione a questo programma. Che cosa ci fate ascoltare in chiusura? Ma se i miei colleghi qui sono d'accordo, io proporrei I've Got You Under My Skin, se siete d'accordo. Se siamo d'accordo? Così al brucio, loro non hanno bisogno di provare. No, noi. Grazie a te. Grazie ancora. I got you.
my skin. I've got to thank you.